Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio della 31enne iraniana trovata in un canale a Lido di Venezia. La donna, che abitava ed è stata uccisa a Milano, era stata portata in una valigia in treno da Milano a Venezia per poi lasciata nel canale. I due, una 30enne cameriera ed un 29enne portiere d'albergo, avevano poi fatto rientro a Milano in taxi. Una ventina di persone residenti in frazione Ponte Giurino a Berbenno sono state evacuate a causa di una frana di grosse dimensioni che minaccia l'abitato. Lo smottamento causato dalle incessanti piogge, infatti, non accenna a fermarsi. Quattro piazzole attrezzate per i camper sono state inaugurate nel parcheggio dell'ospedale di Bergamo. Serviranno per le famiglie dei degenti dell'ospedale che vengono da lontano. Un 24enne marocchino è stato investito da una vettura mentre camminava sul marciapiede, che si è poi allontanata velocemente. È ora ricoverato al policlinico di Zingonia in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto a Suisio. Presentata a Milano nella sede di Expo 2015, la nuova edizione della Borsa Internazionale del Turismo, a fare gli onori di casa il commissario straordinario di Expo Giuseppe Sala. La rassegna dedicata agli operatori turistici è in programma dal 13 al 15 febbraio nei padiglioni espositivi di Ropero. L'edizione 2014 della Borsa del Turismo sarà un importante trampolino di lancio per l'esposizione universale del 2015, ha detto l'assessore regionale Alberto Cavalli. È morto al civile di Brescia il 23enne di Ghedi, rimasto vittima in un incidente stradale a Montirone. L'auto del giovane era finita fuori strada andando a sbattere contro un albero. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno all'interno di una galleria nella linea Gallarate-Luino in località Brezzo di Bedero. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, si pensa ad un suicidio. Entra nel vivo a Milano la discussione sulla nuova sede della RAI. Se ne è parlato anche a Palazzo Lombardia in un incontro al quale hanno partecipato il direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi, il sindaco Giuliano Pisapia, il commissario di Expo Giuseppe Sala, il presidente della giunta regionale Roberto Maroni ed i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL. Da Corso Sempione gli uffici della RAI dovrebbero trasferirsi in periferia ed è per questo che Maroni ha proposto l'area Expo. Incidente mortale l'altra notte in via Boito a Monza. Un 18enne ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto. A causa dei traumi riportati è deceduto al San Gerardo. Indagini in corso a Pandino sulla pistola ritrovata da un pensionato al parcheggio di Via Lapira a Crema. Priva di munizioni è stata consegnata ai carabinieri. Si tratta di un vecchio modello del quale qualcuno si è voluto disfare. Un uomo con una maschera nera sul volto ha rapinato due donne nel parcheggio di Via Bottesini a Crema. Ha avvicinato le due donne con una scusa di informazioni e poi ha puntato contro loro un'arma facendosi consegnare del denaro. Poi è fuggito. Sono sempre più tesi i rapporti tra la direttrice del carcere di Lodi, Stefania Mussio, e gli agenti di polizia penitenziaria in forza all'istituto di Via Cagnola. Tutte le sigle sindacali sono arrivate a chiedere l'avvicendamento della direzione della casa circondariale, raccogliendo anche il sostegno delle associazioni di volontariato che operano nel settore. Sotto accusa in particolare la decisione unilaterale della Mussio. Gli agenti hanno dato vita all'ennesima protesta sollecitando l'intervento del provveditore regionale.
Doveva scontare 9 mesi e 24 giorni di carcere come pena residua per violenza sessuale nei confronti dei figli minorenni. Per questo un 56enne cremonese è stato arrestato dai carabinieri di Crema. I fatti risalgono al periodo dal 1999 al 2002. Nuovo caso di inquinamento per la roggia Codogna a Mairago, si pensa allo sversamento di reflui zootecnici. Indaga la polizia provinciale. Tiene banco a Cremona la polemica nei confronti del vescovo Dante Lanfranconi, innescata dalle rivelazioni alla parlamentare europea Sonia Alfano. Il prelato ha invitato gli europarlamentari italiani a bocciare il rapporto di Ulrike Lunacek, dedicato ai diritti di lesbiche e gay. Una ingerenza inaccettabile, dicono da Arcigay Cremona. È rimasto bloccato sulla sua auto in un fossato lungo la via Emilia a Secugnago per oltre 2 ore, sino a quando è stato notato da alcuni operai che hanno allertato i soccorsi. È accaduto ad un 65enne di Casal Pusterlengo, ora ricoverato in ospedale.